L'alberghiera è sempre in prima fila in ogni manifestazione enogastronomica in qualsiasi parte d'Italia. Oggi a Zafferana Etnea cosa fate? Abbiamo oggi alla Zafferana Etnea, c'è in occasione dell'ottobrata zafferanese, abbiamo l'istituto professore alberghiero Rocco Chinnici De Nicolosi, che con le sue ragazze di sala, cucina e anche di ricevimento fanno degustare un piatto tipico alle persone che ci vengono nel nostro stand. La scuola sempre a contatto con il territorio, perché è fondamentale che la scuola abbia sempre un collegamento con le aziende esterne, soprattutto con le persone che ci imparano a conoscerci e a sapere quello che noi facciamo. Oggi abbiamo preparato un prodotto con un risotto con tre prodotti tipici del territorio, che sono la zucca gialla, i funghi porcini e le castagne dell'Etna. Vi saprà dire qualcosa di più il nostro collega Giuseppe Gemellaro. Buongiorno, allora noi oggi prepariamo questo risotto attraverso, diciamo, questi ingredienti che sono del nostro territorio e i funghi porcini che attualmente nel nostro territorio sono in modo molto abbondante, le castagne anche perché il periodo e la zucca. Ogni domenica abbiamo preparato un risotto differente utilizzando ovviamente gli ingredienti della stagione, perché la caratteristica di questa diciamo ottobrata zafferanese è proprio quella di utilizzare i prodotti della stagione. Il risotto è un classico risotto fatto con funghi trifolati che vengono ovviamente puliti, saltati in padella con uno spicchio d'aglio. A sua volta abbiamo preparato una base anche di zucca, la quale viene privata della buccia, saltata in padella, e poi delle castagne a sua volta cotte a vapore, poi pulite e saltate ovviamente anche col burro. Il tutto viene mantecato col burro durante la cottura e servito caldissimo. Non so se avrete la possibilità di vederlo. Sicuramente, ecco, sicuramente lo degusteremo. Vedete lavorare me e i miei collaboratori, i ragazzi della scuola in questa manifestazione in diretta. Perfetto. Buona giornata. Ma che tipo di, che varietà di riso utilizzate? Noi usiamo il Carnaroli. Perfetto, perché tra l'altro è il mio preferito. Ecco, infatti, anche perché come produzione il Carnaroli in Italia ormai ha preso, diciamo, un largo impiego in tutte le preparazioni. Benissimo, grazie. Allora noi poi verremo a degustare il vostro risotto. Grazie. A voi. Grazie.